sul nostro tappetino. Perfetto, quindi palla, brava, in mano. Quindi sdrotola giù la colonna, giù, ti sdrai e ritorni su con la palla in alto. Vai, scendo uno e torno su, due, scendo uno e torno su, due, scendo uno e torno su, due. Fai passare la palla sotto, braccia in alto, due, in alto, tre, in alto, cambio giro, uno, vai su, due, vai su, tre, perfetto. E gambe incrociate, sempre per il conteggio e per la lateralizzazione. Allora è carino se mettiamo, quindi Claudia, qual è la tua mano destra? Questa, e quindi a destra mettiamo il blocco blu. Qual è la tua mano sinistra? Ancora non te lo ricordi bene, ma ricordati che è il blocco rosso. Quindi batti a terra la mano destra, batti a terra la mano destra, ok, batti a terra la mano sinistra. Tre battute a destra, via, 1, 2, 3, tre battute a sinistra, 1, 2, 3, tre battute a destra, 1, 2, 3, tre battute a sinistra, 1, 2, 3. Quindi batti la mano destra tre volte, 1, 2, 3, batti le braccia in alto una volta, sinistra, 1, 2, 3, clap, 1, 2, 3, clap. Quindi ai ragazzi cominciamo a insegnare il tempo, il ritmo, la lateralizzazione e comunque movimenti che lo costringono ad allungare la loro colonna verso l'alto e non rimanere sempre curvi. Ok Claudia, due battute a destra con tutte e due le mani, due, uno, due, e alzo le braccia al soffitto, batto, uno, due, su, e uno, due, su, e uno, due, su, e uno, due, su, e uno, due, su, cambia incrocio delle gambe, puoi battere le mani avanti, giù, e batterle dietro, uno, due, tre, più indietro con le mani, apri il petto, e 1, 2, 3, singola battuta, 1 e là, passa le braccia per alto, tocca il soffitto, vai, brava ancora Claudia, 2, vai, ancora 1, giù e su. Gambe divaricate, la stessa cosa la possiamo fare con le gambe divaricate, con la bacchetta in mano, dove comunque battendo la bacchetta vai a destra, bam 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 bam, poi vado in alto. Sicuramente cioè, ha un attrezzo in mano, un rumore maggiore che lo costringe a cercare un ritmo. Prova a cercare un tuo ritmo, Claudia. Pensa a una canzone, una filastrocca. Io sono una bambina molto molto carina che vuole fare ginnastica con la sua maestrina. Simpatica. Ok, oppure allungo bene la colonna in avanti, la schiena, vado giù e torno su e ancora scendo, qui cominciamo a crescere, quindi comunque si può fare da piccoli 4-5 anni, ma verso i 7-8 cominciamo ad allungarci, brava, e rimango benissimo.